Alessia Paradiso numero 4 in battuta. Loredana Montenegro con numero 10 sulle mani del muro. Appassionati di volley e lettori della notizia web, Pallasport Nando Di Leo, quarta giornata del campionato di Serie C femminile, la Lapige ha vinto 3-0 con l'Istituto Margherita a Bari. Michele Drago, come sintetizzare questa partita? Il massimo risultato con il minimo sforzo? Abbiamo giocato male e sapevamo che di fronte avevamo delle ragazzine molto ma molto inesperte, sono tutte under 18. Loro hanno avuto molto più coraggio di noi in tutti i fondamentali, proprio tutti. Chiaramente, essendo inesperti, hanno sbagliato molto più di noi, che siamo un attimino più esperte, quindi abbiamo tenuto un po' di più dietro, abbiamo battuto discretamente bene. Sì, queste prestazioni ci stanno perché, anche se non sono giustificabili, dopo una prestazione di domenica scorsa, meno male che abbiamo trovato una squadra facile stasera, quindi abbiamo modo di poter recuperare energie durante questa settimana. Sicuramente sotto il profilo del gioco siamo stati molto ma molto scadenti. Anche oggi una certa difficoltà nell'approccio alla partita, soprattutto nelle fasi iniziali. Come si può migliorare questo aspetto? Questo è un aspetto che va pure allenato. Va allenato in palestra, con maggiore cattiveria in allenamento. È chiaro che in partita poi non te la inventi. È chiaro che poi qualcuno ci deve mettere del suo, soprattutto nei momenti topici della partita. Ho una squadra che caratterialmente può fare sicuramente molto ma molto di più, e lo faremo e lo alleneremo. Questo è un dato di fatto ed è sicuro che avverrà questa maniera sta settimana. 4 vittorie nelle prime 4 partite, si può già tracciare un piccolo bilancio di questo scorcio iniziale di stagione? No, assolutamente. Assolutamente, perché abbiamo incontrato anche squadre abbastanza facili. Certo, domenica scorsa è stata una bella partita contro una squadra importante. Questa squadra contro le squadre importanti, se non tira fuori il carattere, può avere delle difficoltà, perché tecnicamente siamo un gradino più sopra. Però non basta, bisogna migliorare soprattutto da un punto di vista volitivo. 4 giornate sono poche per delineare le compagini che possono prendere parte ai playoff. Anche le stesse Gioia e Modugno hanno incontrato squadre importanti all'inizio del campionato, hanno perso qualche punto. Dobbiamo aspettare la seconda metà dell'andata per cominciare a delineare qualcosa di più specifico. Un'ultima cosa, è comunque, visto che si tratta delle prime partite, è un campionato comunque equilibrato, ci sono diverse squadre racchiuse in pochi punti. Domenica che partita sarà contro l'Assi Panificatori? Sicuramente hai ragione, è un campionato livellato, le squadre che possono pretendere i playoff sono veramente tante, compreso lo stesso Bisceglie, che sembrava in precampionato una squadra abbastanza abbordabile, però abbiamo visto che fa risultato, io l'ho visto una squadra ben messa in campo. Quindi stanno 6, 7, forse anche 8 squadre che possono lottare, ecco, lottare sì. E ripeto, per il momento è presto tirare delle conclusioni. Grazie Michele. Qui al mio fianco Marta De Gennaro e Brigida Fortunato. Allora Marta, oggi una prestazione non molto convincente con una squadra abbastanza giovane, però il risultato è comunque arrivato.
alla fine l'importante è quello, portare i 3 punti a casa, e il modo in cui li raggiungiamo è sempre una, diciamo, capita sempre per ogni partita, non possiamo preventivarlo. Una squadra è forte, dobbiamo entrare con agonismo, una squadra sulla carta è meno forte, possiamo permetterci di entrare con disattenzione. Questo purtroppo è una questione di esperienza. Da tanti anni che abbiamo giocato è capitato tante partite che le abbiamo perse, nonostante dall'altra parte ci fossero ragazzine inesperte che comunque dimostrano una grandissima grinta di voler proprio uscire fuori e dimostrare contro squadre più forti. Però l'importante, come ho detto all'inizio, è portare i 3 punti a casa, e ora siamo da sole in vetta alla classifica e siamo un po' più tranquille, almeno questa settimana. 4 vittorie nelle prime 4 partite, è presto per delineare il ruolo che può avere questa squadra nel campionato, però adesso, appunto, come hai sottolineato, siete primi in classifica. Secondo te come si pone in questo campionato la Lapige? Allora, siamo prima in classifica, dobbiamo ringraziare noi stesse e chi sta lavorando per noi e insieme a noi, però questo assolutamente non deve lasciarci cullare più che altro del nostro risultato. Dobbiamo sempre fare il nostro, dal lunedì fino al venerdì in allenamento, poi sabato o domenica in base alla partita. Purtroppo i problemi nascono tanti, che possono essere di diversa natura, quindi non possiamo mai tirare le somme alla 4ª partita, è proprio troppo presto, però ci prendiamo i nostri dovuti meriti, giustamente. Brigida, tu sei tornata in campo dopo un anno di inattività dovuto alla tua maternità, comunque sia stai pian piano entrando in forma, funziona l'allenamento settimanale? Funziona. È vero, sono tornata dopo un anno di inattività, è dura, però grazie alle mie compagne, all'allenatore, ho cercato comunque di sopperire ovviamente a ciò che comunque devo migliorare. Migliorerò sicuramente sempre di più, sia mentalmente che tecnicamente, perché ovviamente sono ancora le prime partite, quindi ancora per me è ancora dura. La difesa comunque sta tenendo bene, a parte il tie break della settimana scorsa, le altre vittorie per 3-0. I meccanismi di squadra come procedono? Si va verso una direzione giusta? Sì, effettivamente gli schemi dietro non sono ancora al massimo, però stiamo raggiungendo il massimo e secondo me la giornata di ritorno sarà sicuramente più perfetta. E sono sicura, perché stiamo lavorando. Anche per te, in maniera brevissima, quale ruolo può avere in questo campionato la Lapige? Importante, ma se combattiamo e quindi se lavoriamo possiamo raggiungere un buon livello. Purtroppo, come anche Marta ha detto, durante il percorso si possono verificare tanti scenari, spero non negativi, spero sempre nel positivo. Quindi se andiamo verso il positivo faremo un bel campionato. Grazie Brigida e grazie Marta. Grazie a te, ciao.